Hola a tutti raga, benvenuti nel mio nuovo video, sono i vostri Le Colli e siamo qui per parlare della giornata di mercoledì sera, quindi ci sarà la Champions League, la Juve andrà in Germania contro l'Everkusen, che non ha più niente da chiedere perché abbiamo consolidato il primo posto, perciò la Juve andrà solo per giocarcela così, ci sarà il turnover, quindi niente di più, Bayer Leverkusen, scusate, però non si sta perché è secondo in classifica, meno uno dall'Atletico Madrid, si giocherà tutto per tutto, il passaggio del turno per approdare agli ottavi, perché il Bayer Leverkusen vuole passare il turno, però lì non si scherza più, perché il gioco è quello, il gioco dell'Atletico Madrid, anche quello vuole dire la sua, Atletico Madrid, che ricordiamo che seconda a 7 punti, Bayer Leverkusen 6, quindi meno 1, si giocherà anche lì la partita della vita, il Lokomotiv Mosca andrà in Russia, quindi noi siamo blindati per il passaggio del turno, quindi abbiamo passato il turno, aspettando poi il sorteggio che sarà il 16, e quindi lì vedremo la squadra che prenderà la Juve, cioè la seconda in classifica, e ci sarà da ridivertire, perché Juventus, dopo la battosta con la Lazio, si deve svegliare, perché se no anche quello sarà un passaggio per noi. Agli ottavi ci arriviamo tranquillamente, però bisogna vedere che squadra prendiamo. La seconda in classifica, chi prenderà la Juve, non lo so, il sorteggio, lì è casuale, tutto casuale. Vabbè, quindi la Juventus deve stare attenta a riprendere. L'unica squadra che può darci noia è il Real Madrid. Real Madrid perché è seconda in classifica, anche Valencia che si giocherà anche con il Chelsea, però l'unica piaga che possiamo prendere noi è il Real Madrid, perché dobbiamo stare attenti al Real Madrid, una squadrona, quindi è arrivato seconda e noi primi, quindi in pratica dovremmo prendere la seconda in classifica degli altri gironi. Quindi l'unica squadra che può darci fastidio è noia, e purtroppo è la Madrid. Ci saranno anche altre squadre da non sottovalutare, come Tottenham di Mourinho, abbiamo vinto tante volte, però non c'è stata sempre bene, come Tottenham o lo Shakhtar Donetsk o Dinamo Zagreb, anche l'Atalanta si vuole giocare le sue chance di passaggio, e andiamo a vedere anche Salzburgo, che se Napoli perde passa direttamente Salzburgo, però bisogna vedere se Liverpool è d'accordo, anche lo Shakhtar Donetsk, cioè anche lì può essere facile una passeggiata, però il sorteggio sarà il 16, quindi andrei cauti, molto cauti, perché ho sempre detto, raga, anche se sono squadre piccole o squadre grosse, big, a sottovalutare, è proprio una cosa brutta. Però adesso pensiamo alla partita su partita, una partita per volta, l'ultima giornata, sesta giornata, ultimo turno di Champions contro il Bayer Leverkusen, che deve Leverkusen chiederà tutto, giocherà tutto per passare il turno, sperando che il Lokomotiv Mosca gli fa il favore a loro. Però Juventus, si sa, come ho detto prima, abbiamo blindato il primo posto, e quindi non abbiamo niente da chiedere, perché siamo primi. Però sottovalutare la partita sarebbe brutto, una brutta cosa, una brutta piaga per noi. Comunque, raga, è questo. Mai sottovalutare la tua squadra, gli avversari, se no ci prendono per il culo, ce lo mettono in quel posto. Eh sì.
Comunque, raga, andremo lì a giocarcela. Andrà come andrà. Scommetto che Sarri farà il turnone, quindi turnover, così gioca poco perché abbiamo passato il turno, perciò farà il turnover, che gioca poco. Metterà Buffon per i Cesni. Buffon che torna in Champions League, complimenti. Anzi, è tornato in Champions League. A casa nostra, ovviamente, da parte della Juventus. Conclusione, aspettando mercoledì sera la partita della Juve contro il Bayer Leverkusen in casa loro in Germania. Vedremo come andrà, però, raga, passato ormai abbiamo lasciato alle spalle, noi andiamo avanti, il futuro, il sorteggio, aspettando il sorteggio ovviamente, che prenderà la Juve secondo in classifica, quindi agli ottavi di finale. Vedremo cosa potrà succedere. Vabbè, il video è finito qua. Fatemi sapere cosa ne pensate. In conclusione, opinioni e commenti qua sotto. Mi raccomando, fatemi sapere cosa. Ditemi la vostra. Come sempre, tutti i link in descrizione li trovate nell'info box. Quindi seguitemi su tutti i miei social. Bel like, lasciate un bel like, mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Sempre forza Juventus. Sempre, sempre, sempre forza Juventus. E noi, come sempre, ci rivediamo nel prossimo video. Un bacio, un bacio dai ricordi, bye guys, buon proseguimento di serata, giornata e nottata, alla prossima.